Ciao. Allora, sono stata all'Eurospin, mi è crollato un euro. Sono stata all'Eurospin e voglio farvi vedere la spesuccia che ho fatto. Avevo in ordine di, cioè avevo in ordine, avevo idea di comprare solo un paio di cose, però poi alla fine, come al solito, io quando mi trovo all'Eurospin, penso, faccio il ricarico delle cose che mi finiscono. Infatti mi viene in mente subito questa. Partiamo dall'albume d'uovo. Che ovviamente uso sempre, ve l'ho detto l'altra volta, al Despar ho preso quello piccolino e io con quello piccolino ci faccio poco perché mi finisce subito, e quindi 2 e quindi 3, tadam, 3 litri, quantomeno 3 litri, un po' dureranno. Li vado a mettere qui, poi andiamo al sodo, gallette di farro, anche se ce ne ho del Despar. Però mi piacciono più queste, sinceramente. Non so perché quelle di questa marca sono più croccanti, hanno un sapore più buono. Quindi non lo so, sarà. Non lo so, sarà la marca. Zucchine, non vi sto dicendo quanto ho speso, però vi posso dire che in ordine ho speso grosso modo 24 euro, se non sbaglio. Dovrebbe essere da qualche parte lo scontrino. Lo scontrino, eccolo qua. Trovato 26 e 13. 26 e 13. Questo è tutto quello che ho comprato. Allora, dicevamo zucchine. Dicevamo, ma non abbiamo ancora detto, spaghetti integrali premolini. Questi mi piacciono. Alcune marche, ah, l'altra volta ho detto quelli della Buitoni, se non sbaglio, integrali. Si fracassavano nell'acqua, praticamente li taglio a metà, perché io li taglio spesso a metà così e li faccio spaghettini a metà, non tutti tagliati e non per intero, per svegliarmi un po' prima. Questi 7 minuti sono pronti, ma si mantengono così come sono a meno che non li distruggi tu nelle viste. Per cui quelli della Buitoni invece si fracassavano nell'acqua, vabbè. Funghi champignon, quando voglio fare una cosa veloce o un omelette veloce o nella pasta con la mia bella cipolla, eccetera, eccetera, ci verso questi funghi. Infatti, ne ho presi 3 perché non si sa mai. Non è che prendo tante robe in scatola, però per essere veloci, a volte è bene che ci siano queste cose comode quando ti ritiri tardissimo. Jared's caffè istantaneo. Mi sono resa conto che in questi giorni non sto avendo nemmeno il tempo di farmi il caffè la mattina, quindi io lo prendo al bar oppure mi metto l'orzo caffè nel latte. Però con l'orzo caffè nel latte, se ci aggiungi una puntina di caffè istantaneo, buonissimo. O anche nello yogurt, o anche come topping di un pancake. Caffè, everywhere caffè. Appunto parlavamo di cipolle. Io ho di là sia le rosse, le bianche non mi fanno impazzire, vi dico la verità, hanno un sapore un po' sciapino, insomma, anche nel minestrone, le cose preferisco le dorate. Se poi devo fare qualcosa di più saporoso, cipolle di Tropea. Cos'altro? Un pacco di latte, perché i latti vegetali all'Eurospin sono pieni di zucchero, quindi sono buoni, sono molto accattivanti, sono buoni come sapore. Quello al cacao, c'è all'avena, c'è al riso, c'è mandorla, c'è la vaniglia, se non sbaglio, soia, un sacco di robe, però sono pieni di zucchero. Quindi una volta ogni tanto come bevanda buona ci sta. Allora, l'acqua io non la prendo mai all'Eurospin perché le marche che ci sono non mi piacciono. Io prendo solo acqua Serricella, acqua Fabrizia, acqua Calabria. Si nota che sono tutte e tre calabresi. Sono buonissime. Come acque sono buonissime. Valori buonissimi. E sapore buonissimo. Perché anche l'acqua ha un sapore. In questa vaschetta ho preso 3, 4, 5, 6 Pathos yogurt greco 0% che c'è lì. Costava abbastanza poco. Costa tipo 79. E ce n'è 150 grammi, per cui meglio del total fage in complesso. E il sapore è uguale. E poi prendo questi qua, ne ho presi 3 di queste polpe di frutta, costavano tipo 69 centesimi se non sbaglio. Questa nello specifico è polpa di prugna e fibra vegetale e mi piace un sacco rispetto alle altre che sono più, non so,
acquose, questa è proprio cremosa, ma veramente cremosa. Mentre faccio il pancake, proprio la butto dentro, la butto nell'impasto, la butto nel cuore, quando la parte di sotto del pancake è quasi dorata e si sta per cucinare la parte di sopra, ci butto questa goccia cioè questa goccia, la butto tutta e poi la giro e la copro, quindi mi rimane il cuore morbido. Oppure in un topping, come vi ho fatto vedere nell'altro video, all'inizio dell'altro video, che ci mettevo quel topping fatto da questa più lo yogurt greco. È dolce naturalmente perché è frutta, però non è troppo dolce da stuccare perché è prugna e io la amo. Sono stata troppo veloce, 5 minuti 44 e ho detto tutta la spesa. Va bene così. Meglio. Notare l'incuria, prego. Lasciamo perdere. Ma io non mi vergogno di mostrarlo perché se questa è la realtà, bisogna che si veda. Ecco, niente, Regia si è già fatto uno schifo le zampette, ma le ho messo il giubbotto, quantomeno evitiamo i danni nell'erba alta, insomma, di doverla proprio prendere col phon e fare. Oh. Io sono con le scarpozze, i pantaloncini scozzesi, sembro un po'. Non so cosa sembra oggi. Sono un po' incazzata oggi. Ciao piccolo! Ciao! Ma quindi? Leghiamoci le scarpe. Allora, siamo al giorno successivo. Oggi è giovedì. Ieri ho saltato la lezione di Pilates perché avevo una visita, quando avete visto la spesa che ho fatto. Infatti poi ho dovuto sbrigare delle cose, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Il mio modo poco convenzionale da signora per legarmi le scarpe sul tavolo, no, sul pizzo del tavolo. Non sul tavolo, non lo farei mai. Tanto abito sola, quindi. Il cane potrebbe avere dei problemi? Non credo. Lei ci salirebbe sul tavolo. Ci siamo. Sto vendendo casa. Non questa dove sono, ma l'altra, quella dove non, in realtà non abito più da un po'. Però è la casa che è stata la mia casa per tanti anni. E credo che prima di quest'estate sarà di un'altra persona. Fermo restando che l'avevo decisa io questa cosa molto tranquillamente, però più si avanza, si sa quando poi avanza l'idea concreta che in realtà, ok, mi dice l'agenzia, abbiamo trovato un compratore. Lì inizi, anche se non vuoi, a macinare delle cose strane, inizi a macinare che comunque è stata la mia casa per un sacco di tempo. Ho registrato anche un sacco di video lì dentro, di anni fa, del canale vecchio, di quando stavo poco bene, dei discorsi che facevo, magari di notte perché non riuscivo a dormire. Fa strano, fa molto strano. Io mi sono messa in testa una cosa da un po' di tempo, in realtà. Non attaccarmi agli oggetti. Non che gli oggetti non abbiano un'anima, quindi attaccarsi sia sbagliato, nel senso che comunque se sono cose che hanno fatto parte della tua vita, è normale che una persona si. Non si tratta di attaccamento, si tratta di una serie di ricordi che ci sono su, specialmente se si parla di una casa. Devo dire che io questa cosa anni fa l'ho già vissuta. Un po' mi è rimasta qua, quindi riviverla di nuovo, ma questa in particolare perché è veramente stata casa mia, 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 nel senso che per tanti anni ci ho vissuto da sola, ci ho vissuto esperienze bellissime, bruttissime, nottate insonni, serate con gli amici pazzesche, la mia band che veniva a provare in quella casa, il mio gatto, Byron. Il mio gatto, Salem,
una marea di ricordi, veramente, che se mi passassero per la testa e li lasciassi crescere, mi farebbero mangiare le mani. Ma è così. Quella casa non la vivevo da un po', quella casa è... sono pronta per andare in palestra, intanto ho la maglia, mi sono messa una maglia tutta strassata, con gli strass. Poco sobria, ma va bene lo stesso, non mi interessa un fico secco. Insomma, volevo condividere questo pensiero con voi. Fatto, basta, 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 ricordi, basta. Assaporire le coccole. Assaporare le coccole. Sembri gigantesca così. Ah, attimo di relax. Allora, tempaccio orribile oggi, veramente orribile. Cioè, pioggia, vento e la cosa brutta che mi sbatte praticamente il vento sul vetro. Quindi mi si bagna sotto perché l'impermeabilità sotto va bene, nel senso che, però, se continua a sbatterci la pioggia, dopo un po' entra e quindi devo andare a pulire ogni volta l'acqua. Due palle quanto una casa. Vabbè. Allora, e niente. Passaggi della vita da fare, cambiamenti della vita da fare, anche perché dobbiamo fare dei lavori nella casa in cui sto adesso, quindi quella se ne va, questa va sistemata, ma non tanto la casa mia, quanto proprio il palazzo, dei lavori importanti che vanno fatti, per cui da un lato meno male perché mi aiuta ad affrontare le spese che altrimenti sarebbero abbastanza ingenti. I lavori li faremo questa primavera e già penso quando nel balcone ci saranno gli operai, oh sì, che andrà a rompere le palle agli operai. E intanto, magari saranno un po' invasivi come molti lavori che si fanno, però vanno fatti e quindi insomma un periodo un po' di sballo così. Lunedì devo andare ad accompagnare un mio amico che deve fare un esame. Lui è un esame universitario, non che noi siamo bambini, ma anche alla nostra età si possono fare gli esami universitari. Scherzo, è un'università privata, quindi in pratica lui ha deciso di laurearsi, ha fatto benissimo. Scienze motorie. E quindi niente, lo accompagno e faremo questo. Magari farò un vloghetto di viaggio così. Lui sarà nervoso, io no. E quel giorno lì dovrai vedere la gente per firmare la definitiva sulla casa. Perché mi fa strano così? Non dovrebbe farmi strano così, però ci sta, forse è normale, insomma. Adesso sto aspettando che mi telefoni perché gli devo dire che lunedì sarò lì, altrimenti lui venerdì verrebbe qui perché poi mercoledì ha un problema per cui per un po' di giorni non si potrà, anzi per un bel po' di giorni non si potrà muovere. La casa la prenderebbe una signora e niente. Ma così. Coperta a coprire il divano per lei che sta sotto. Un'ulteriore copertina che è lì ammalloppata. Comunque, al di là di tutto, ma io non riesco a capire una cosa. Allora,
Ho ordinato da Amazon una, l'ho detto anche nelle stories, cioè io non riesco a capire, ma la gente non si mette d'accordo col cervello, cioè io avevo ordinato da Amazon la micro, insomma, l'estensione di memoria per il mio telefono. Tutto a posto, cioè tutto a posto. Io penso sempre che sia tutto a posto, ma tutto a posto non è mai. Nel senso, questa benedetta cosa, allora, il giorno in cui mi doveva arrivare questo pacchetto, che poi si chiama Poste Micro Parcel, cioè una tipologia di pacco particolare, per cui se non ti trovano per due volte, in pratica, se non riescono a consegnare per due volte, il pacco torna automaticamente al mittente e poi sono fatti tuoi. In pratica, che succede? Il primo giorno, come al solito, io esco e non vi sto mentendo, da mezzogiorno e mezza sono tornata poi all'una e 10 perché dovevo prendere il cane per uscire. All'una passa il coso, il corriere, che poi era il corriere della posta. Ok, perché questo tipo di cose le fanno consegnare al corriere della posta. Nel senso, mi sembrava di aver preso la spedizione Amazon, invece avevo preso la spedizione di un venditore. Comunque, insomma, lo consegnava la posta. Il postino che fa, giustamente, mi mette l'avviso che tornerà il giorno dopo. Il giorno dopo non ho trovato l'avviso, vado a vedere insomma, entro un certo orario, era pomeriggio, non ho trovato l'avviso e vado a vedere sul sito. Sul sito diceva in consegna ed erano le 6 tipo di pomeriggio, alle 8 in consegna, però quel giorno lì ho detto ma come alle 8? Chiamo, ovviamente mi dicono di chiamare il giorno dopo perché a loro non risultava neanche in consegna. In sostanza, e poi compare la dicitura che in pratica il postino aveva problemi a consegnarmelo perché non riusciva a trovare il mio indirizzo. Io ovviamente a quella signora ho detto: ma scusa, ma se il giorno prima mi ha lasciato l'avviso, quindi è venuto a casa mia per lasciarmi l'avviso, il giorno dopo non mi trova. Perché ovviamente la posta che fa ogni postino è diverso. Si vede che ne hanno uno rincoglionito perché ogni volta mi capita sta stessa storia, ogni volta che tocca alle poste portarmi qualcosa, tranne le bollette, quelle arrivano sempre, ovviamente. Persino mi è successo una volta che per una bolletta dovevo avere un risarcimento, tipo l'anno scorso, non mi ricordo, e il postino non riuscì a trovare casa mia. Infatti poi con un pacco mi capitò che quel tizio mi disse, evidentemente era il postino incriminato, mi disse: ma io non riesco a capire dove abita, cioè. Ma allora, vattene in pensione, non lo so, organizzati, spiegateglielo dove sto. A parte che l'altro po' me lo stavo portando a casa, io lì, lo vedi quel palazzo? Quello è mio, io ci sono. Se no ti passa pure la voglia di ordinare le cose, ti passa pure, cioè, che palle. Allora, in poche parole, Amazon mi ha dato un buono regalo, si è scusato, eccetera, eccetera, anche se l'operatore, anche se fondamentalmente non era colpa loro, no? Per cui niente, con questo buono regalo ho potuto riordinarlo e dovrebbe arrivarmi tra qualche giorno, credo. Vabbè. Comunque, Corriere Amazon, per cui a posto e mi hanno anche azzerato le spese di spedizione. Io avevo Prime, poi mi ero incazzata e Prime l'ho tolto, per cui ho detto basta, no? Però lo rifarò. Non è colpa loro questa volta. Dai, anzi. Questo è un video alquanto sconclusionato. Devo dire di sì. Io però adesso ho voglia di una tisana calda, perché quando piove e fa un freddo boia, ti viene voglia di una tisana calda. Zenzero e limone con le mie solite fettone di arancia. Praticamente l'arancia la taglio a metà. Metà la spremo dentro la tisana e l'altra metà, insomma, ci taglio gli spicchietti dentro e poi quando finisce la tisana col cucchiaino me li mangio. Non so perché mi piace tantissimo. Il tempo fa ancora decisamente schifo. Eccola qua. Ci ho messo proprio i pezzettoni, cioè. È pieno. Non so perché mi piace un sacco. Uno potrebbe fare un po' senso, cioè l'arancia che ti rimane poi calda alla fine. Giusto in modo estemporaneo. Io non mi sono mai buttata avanti su certe cose. Critiche, robe varie. Ho solo criticato la modalità con cui alcune persone su YouTube, diciamo, soprattutto nel campo del fit ultimamente, insomma,
Come si dice dalle mie parti in Calabria, vi impingono un sacco, cioè quando uno ti impinge qualcosa, come se ti vuole convincere, barra costringere, barra ammaliare nel comprarla, insomma, alla fine dei conti. Ho già parlato della dottoressa Tirone, insomma, c'è tutto comunque. Mi ha colpito il video che ha fatto una ragazza, Alessandra Menini. Riguardo parlando di Camilla Milanesi, insomma, una youtuber abbastanza conosciuta. Io non mi spingo mai a parlare delle altre youtuber, non l'ho mai fatto in un oceano di video che ho fatto. Avrò sì e no sfottuto tipo anni fa qualcosa dicendo questa è alla Carlita, ma non mi spingo mai a... perché non mi piace, perché non mi interessa proprio badare alle altre persone. Però... quello che mi colpiva era il discorso sulla spontaneità che c'è su YouTube. E che in effetti è vero che adesso si è persa parecchio. Veramente sono anni in cui... Allora, io quando ho fatto quando avevo il primo canale, non ero assolutamente cosciente che le visualizzazioni di un video significassero poi qualcosa in termine monetario, in termine, di avere una fan base, di avere dei fan, di avere dei follower, cioè proprio non... Io ho realizzato anni dopo che quei video erano stati visti tantissimo, ma quando li facevo io non andavo neanche a vedere quante persone li guardassero, devo essere sincera, io realizzavo solo che c'erano delle persone che mi seguivano perché c'erano un sacco di commenti sotto e io rispondevo, rispondevo, rispondevo. Tante persone le ho perse per strada perché poi magari non hanno più bazzicato neanche su YouTube. Molte le ho rincontrate, questo l'ho anche detto in un altro video su Instagram. Ah, ma tu, cioè, si chiedevano proprio che fine avessi fatto e sono qua. E poche sono le persone realmente spontanee, perché io quelle che vedo spesso, molte giovani anche, quelle che aprono il canale, ma anche meno giovani. Lasciamo perdere, insomma, che aprono i canali, li aprono già cercando di scimmiottare, e questo purtroppo anche su Instagram accade, cercando di scimmiottare canali a cui, parliamoci chiaro, cercando di ottenere poi dopo i regali, i braccialetti regalati dalle aziende, i trucchi regalati dalle aziende, i vestiti regalati dalle aziende. Completini per la palestra, gonne eleganti, tutte queste robe qua, scarpe, orologi, tisane e quant'altro, magari tisane di 50 euro che ho già criticato all'epoca, vabbè. Però insomma, questo è un fiotto di soldi che a loro arriva perché poi te lo devono pubblicizzare e tu compri pensando che loro se lo comprino, che comunque tu vuoi essere come, ma ci sta comunque che una persona. L'ho sempre detta questa cosa, forse mi sto anche ripetendo perché l'avrò già detta. Nel senso, se io sono fan di qualcuno, YouTube ha generato dei fan, come ha generato dei piccoli idoli, piccoli o grandi idoli, in base, poi si vede i numeri, ci sono alcuni YouTuber americani che hanno milioni, non un milione è poco, hanno tipo 500 milioni di fan, insomma, è una cosa importante. Quindi generando lavoro, generando poi una serie di cose, è normale che quella persona che poi va a fare una serie TV, quella persona che va a fare poi un qualcosa al cinema, quella persona che va a fare i programmi televisivi, insomma, le cose poi crescono e una persona dice: mi apro un canale, parto da casa mia con una telecamera perché poi dopo non posso, cioè non parto già aspirando a, quindi cercando di fare un canale, pubblicizzando me stesso e diventando un personaggio, così. Insomma, si parte già preparati, quindi la spontaneità in molte persone già non c'è all'inizio, al principio, cioè non c'è nessuno che apre e ti racconta com'è. Fermo restando che ti racconta com'è, non voglio dire che ti racconti tutto di se stesso, perché anche le persone che hanno la vita più apparentemente più bella hanno un sacco di magagne, hanno un sacco di problemi, hanno situazioni di vita normali e quindi... scelgono, in quel caso è una scelta il fatto di non mostrarle e via dicendo. Io sono sempre stata spontanea, cioè infatti mi sono beccata un sacco di critiche, ma te le becchi anche se sei costruito, cioè te le becchi comunque perché su YouTube, soprattutto su YouTube, le persone si possono benissimo nascondere, tra virgolette, dietro un nickname, dietro un canale aperto con...
aperto ieri per commentare, per stalkerare o per offendere o per... Quindi sono cose che possono succedere, sia se una persona è vera, sia se una persona vende roba, sia se una persona è fasulla, sia se una persona ti racconta di sé, non ti racconta di sé, via dicendo. Quindi succedono comunque. Però io ho sempre cercato di... Sì, guardo, e l'ho anche detto questo, come trasmissioni televisive, magari dei video che mi capitano di, che mi capita di vedere, ma spesso e volentieri li guardo con molta... Appena fiuto la pubblicità di un prodotto, io prendo con il mouse e salto dei pezzi, cioè non lo vedo il video, mi dà fastidio. Solo magari arrivata alla fine dico: ok, sono 15 minuti di video, guarda questo che faccia da culo, che in pratica ha fatto tipo su 11 minuti ne ha fatti 7 di pubblicità, che ti ficca la tisana ovunque, cioè basta. Però ci sta, se una persona si investe tanto per poi comprarsi dei mezzi e farne un vero lavoro, ci sta che debba pubblicità, altrimenti il lavoro se ne va e ciao, voglio dire che stai, non fai nulla. Però le persone spontanee ci vogliono, sono poche ma ci vogliono. Io per dire non ho mai aspirato, infatti questo mio canale, il secondo, è molto meno... Scusate, mi sarà inceppato il mondo. Comunque dicevo, questo mio secondo canale è molto meno seguito rispetto al primo, per un sacco di motivi in realtà, quelle persone non ci sono più, insomma, da svariato tempo, insomma. Poi spesso, forse ho pensato che io ero interessante, tra virgolette, perché era un argomento nuovo, ripeto, sono stata la prima a dire sullo YouTube Italia, insomma, a parlare di anoressia. E adesso se ne parla con molta nonchalance, ma è un bene questo. Però evidentemente quel botto lì mi rendeva particolarmente interessante, particolarmente d'impatto. Poi le persone si affezionano, eccetera. E quindi ora probabilmente quello che sono adesso. Non dico che non interessi come quello che ero, ma sicuramente è meno d'impatto. Sono una persona molto più tranquilla, si fa per dire. Però insomma, questo è, ma ci sta. Sono variazioni. Come è variata la mia vita, varia anche il modo in cui le persone mi vedono. Sono anche persone nuove, quindi sono variate anche le persone. Secondo me ho sproloquiato abbastanza. Quindi direi di vederci nel prossimo video e. Che sto già cercando di sistemare, quindi a breve parleremo di Pilates. In più, oh, ci sarà una famosa collaborazione, che sarà la mia prima collaborazione, e la voglio fare proprio con una ragazza a cui mi sono affezionata negli ultimi periodi. Ciao!